Ciao ragazzi, bentornati nel canale. Oggi in questo video andremo a vedere la batteria, la LiFePO4 più vecchia che ho. Andremo a vedere le celle, quindi andremo a smontare il coperchio. Vi risparmio la parte. Intanto salutate, è venuto a trovarmi il cane. Vi risparmio il video dove smonto la parte dove smonto tutte le viti, perché magari risulterà essere abbastanza banale e noioso. Quindi ora smonterò il coperchio e andremo a vedere dopo più o meno un anno di utilizzo di questa batteria, con le tensioni che sapete utilizzo, andremo a vedere lo stato delle celle, così a colpo d'occhio. Non voglio smontare niente del pacco batterie, mi limiterò a togliere il coperchio e andremo a vedere un po' l'eventuale spanciatura delle celle dopo solo un anno di utilizzo. Mi raccomando, vi ricordo di iscrivervi al canale e di mettere un like ai video se vi piacciono e se li ritenete utili per i vostri scopi. Intanto, come potete vedere, l'occhio sta recuperando, anche se sono ancora molto fotosensibile, e diciamo che vedo molto appannato, molto sfocato, quindi diciamo che l'occhio operativo è questo. Speriamo di non farmi male anche in quello. Allora ragazzi, abbiamo smontato il coperchio che ho appoggiato su questo bidone, per non volevo smontare lo schermo, perché i collegamenti dello schermo, perché ha ancora la lacca, diciamo, la cera. Poi c'è questo foglio che isola i poli quindi dal metallo del coperchio. Ci sono queste aste di ritegno e l'altro pezzo di coperchio. L'avrete già vista in altri miei video. Comunque la batteria è smontata. Qui sotto abbiamo il BMS con tutti i jack di collegamento. Sembra che non abbiano nessuna deformazione. Le ho già guardate per bene una per una. Quindi lo stato mi sembra ottimo, le valvole sono tutte normali, le valvole di sicurezza in caso di sovrappressione, e niente, questi sono i collegamenti che avevo fatto io per il bilanciatore attivo della NEI. Qui abbiamo le sonde di temperatura e niente, la batteria sembra in ottimo stato, le celle non presentano delle deformazioni. Proviamo a accendere la luce se riusciamo. No, in questo momento mentre faccio il video non riesco a accendere la luce, però non pare ci siano delle deformazioni nelle varie celle. Sembrano tutte abbastanza lineari e parallele tra loro. Quindi sembrano abbastanza messe bene, diciamo. Per cui mi raccomando, non smontate come faccio io questi componenti, soprattutto quando l'inverter è in carica, perché potrebbe essere pericoloso. Qui girano delle correnti, è meglio fare tutto con la batteria staccata. Quindi non imitate i miei comportamenti. Ora monterò nuovamente tutto. Le altre diciamo che non c'è bisogno ancora di fare questo controllo perché ce li ho da meno tempo. Questa diciamo che è la più vecchia, se si può dire vecchia, un anno di vita, un anno di utilizzo, poi non so l'anno di produzione, ora non me lo ricordo. Anche se anche lì potrebbero esserci
prese in giro, perché come ben sappiamo i cinesi riescono a ristampare questi codici e ad applicarli, o magari anche a imprimerli con un laser sulle celle stesse, quindi ci fregano come vogliono. E niente. Allora, ora che ci siamo, facciamo una prova. Misuriamo un po' la temperatura ai poli, ai vari poli della batteria. Qui abbiamo 23,8, 24, un po' soggettivo anche perché c'è l'aria calda che scende dall'inverter che potrebbe falsare un po' la lettura. Vediamo un po' qua. 23, 22,7, 23,5, 24,5, 24. Cinque, 23, insomma varia un po', anche se io non mi fido molto di questo strumento. Sono un po', secondo me non è molto preciso perché è influenzato anche dall'aria, dall'aria che attraversa, diciamo, il laser, quindi secondo me non sono molto preciso. 23, 22, insomma. Vediamo un po' i componenti del BMS, il dissipatore 24,2 e niente. Diciamo che non c'è niente, non rilevo niente di strano. Ora monterò tutto, mi raccomando iscrivetevi al canale e ci vediamo nel prossimo video. Buona giornata a tutti. Thank you.